Australia, terra di canguri, aborigini e bolidi sfreccianti. La Formula 1 arriva al Parco Alberto, dove la rubra bovina dovrà confermare il proprio dominio. Lungi Passo scatta per primo, ma Giorgio Rosselli arditamente spinge la propria vettura in testa. Anche Hamilton supera Lungi Passo, mentre Carlo Chierico si insabbia mestamente, facendo entrare la vettura di sicurezza. Ma anche Albone con la Guglielmi è vittima di un terribile schianto contro le barriere. Rosselli si reca alle officine per quella che sembra una tattica vincente, ma i danni sono tali da indurre la direzione gara a sventolare la bandiera bolscevica per fermare la corsa. Prima della ripartenza aveva un ingorgo pericoloso, ma quando i bolidi rimettono le proprie ruote in pista è battaglia. Hamilton scatta bene, mentre nel gruppo compatto Nicola Del Frigo salta a guisa del canguro. Lungi Passo però è forte ed una rubra bovina pressoché imbattibile e prende la testa della corsa. Anche Rosselli cerca la rimonta, ma il motore s'ammutina e si rifiuta ad assisterlo. Sergio Pietra è partito ultimo e intanto lanciato in una prodigiosa rimonta. Carlo Sanzio sorpassa Piero Gasolio per la quarta posizione, nel frattempo Lungi Passo è protagonista di un'escursione fuori pista. Nicola Hulkenbergo e Landolfo Nordista però danno vita a un duello senza esclusione di colpi, finché l'albionico perfidamente lo costringe fuori. L'altra assa, quella di Gavino Magnussoni, colpisce il muro e perde il copertone, ed improvviso... Senza motivo, un gruppo di commissari bolscevichi, probabilmente corrotto da un sabotatore, s'affretta a sventolare la bandiera rossa. La gara viene sciaguratamente fatta ripartire per gli ultimi due giri, dove succede il pandemonio. Carlo Sanzio sperona il connazionale Alonso e le galliche Alpina finiscono entrambe contro il muro. Anche l'ancillotto passeggiato è fuori e un'altra volta la corsa è interrotta. Ormai ebbri del loro potere, i commissari decidono di non considerare nulla di quanto successo, se non per comminare una penalità all'italica vettura di Carlo Sanzio. Lungi Passo vince in parata un gran premio ricco di eventi, confusione, ma soprattutto incompetenza. Ci sarà da riflettere durante la pausa. Abbiamo 5 secondi di penalità. No, 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 no! Non può essere, Riccardo! Merito forse di finire fuori dai punti? No! No, questo è inaccettabile! Diglielo! Non è accettabile! Devono aspettare finché la gara sia finita e discuterne con me! È troppo severo! Per favore, fate qualcosa, per favore!